sono tutti in piedi con i saluti. Io sono ancora 4. Cosa faccio? Ovviamente anche su Gruppo Gentù, chi non la conosce è una cosa strana che finisce di essere una distribuzione di Linux o di altre cose. Contribuisco a un po' di cose all'interno di Medusa, quindi se un video non funziona potrebbe essere un problema. E ultimamente, negli ultimi anni, ho preso anche il profilo di Rust e giusto perché non è ancora passata la voglia, scrivo software multimediale del suo linguaggio. Un esempio per tutti i bravi che non è ancora della prima. Tutta questa cosa è prodotto del sottoscritto di quello lì e tutte le altre persone che partecipano alle tappe. Allora, detto questo, non ti siete. Alzi la mano di programma. Praticamente è così. Ora, chi programma in Rust? Alzi la manina. Bene. Perfetto. Allora, che cos'è Rust? Stando alla pubblicità, Rust è un linguaggio che permette a chiunque di sviluppare software affidabile ed efficiente, o almeno così è scritto sul sito. Quindi chiaro, dovrebbe essere un linguaggio per tutti, quindi tutti noi dovreste poter usare dal primo momento. Quello che promette è che quello che scrivete in Rust esegue in fretta e si rompe meno. Solitamente le cose che si sentono principalmente sono: è un linguaggio sicuro, safety, e poi l'efficienza, speed. La prima promessa però attualmente è quella di facile, lo può usare chiunque. Sarebbero? Vogliamo in altro modo. Allora, Rust è un linguaggio di programmazione di sistema. Offre garanzie forti sul comportamento di quello che scrivete. Cosa significa? Il combinatore impedisce di fare certi errori. Abbastanza comune, normalmente. E come effetto secondario, dato che il compilatore deve sapere di più di quello che vi fate, può ottimizzare di più. Quindi abbiamo sia che e speed che non è accetto. E questo ci permette di scrivere anche codice molto complicato, codice che sarebbe impossibile da scrivere in tempi rapidi in altri linguaggi, in modo più semplice. Rust è un linguaggio che viene sviluppato, diciamo, all'aperto. Qualunque modifica il linguaggio passa per un processo di RFC che è totalmente pubblico. Chiunque può andare, portare il repository e proporre un cambiamento. Tutti i cambiamenti arrivano con un ottimo razionale, quindi se vi chiedete come mai qualcosa funziona così in Rust, poi sicuramente avrete una decina di pagine che spiega esattamente perché si è arrivati lì. È un linguaggio che costringe le persone a essere perfettamente cosci di quello che si sta facendo. Il compilatore, se non capisce, vuol dire che non capisci neanche tu. Quindi dovrai capire prima di tu quello che vuoi veramente fare e poi spiegarlo di più. Questa è da una parte considerata una specie di user mora, qualcosa di vicino a bordo, e dall'altra parte la potete considerare come sistema di sostegno di utenti che bene o male ti guida per ottenere la sua ora, solitamente quelli che vengono creati in linguaggi sicuri sono lenti perché molti ricerca arrivano a vantaggio. Quello che Rust ti costringe a scrivere il codice in un certo modo e quindi a runtime rimane molto poco.
obbligatoria la messa via gran parte delle due check oppure li anticipa. Solitamente si dice che se compila in funzione, ovviamente un interpreter, perché Rust non impedisce di commettere qualsiasi errore, solo determinati class. Di contro, per avere questo, bisogna entrare in contatto con dei concetti abbastanza importanti. Lifetime, tutti i vostri programmati, avete più o meno idea di cosa sia? Cos'è il tempo di vita di una variabile? Beh, era la prima cosa che dovete fare. Chi di voi utilizza linguaggi che vanno interpretati o più o meno leggeri oppure Java ha ben male il concetto di riferimento in testa. Cos'è un riferimento? Cos'è un puntatore? Quindi ci troviamo di fronte a un linguaggio che promette molto e richiede un po'. E agli inizi vi assicuro che se avete anni e anni di esperienza per la programmazione, vi sentirete di programmare in 20 giorni e terminate le funzioni. Sin qui, chi ha la mezza idea che Rust sia facile? Uno corre. Penso nessuno. Rust per ora sembra una cosa abbastanza esotica, abbastanza strana, e che bene o male, se non vuoi usare, finirà per costringerti a dimenticare tutto quello che hai imparato a scuola. Rust non è un linguaggio d'oggetti. Tutti i credissimi partner ad oggetti li butti via. Rust è un linguaggio che non ha tempo per tempo. Tutte le brutte abitudini che hai di seminare variabili tanto passa con lo spazzino, te le dimentichi. Rust è un linguaggio che non ha il concetto di null, che non ha i puntatori. Tutte le belle cosettine orribili che fai in C, te le dimentichi. Non ha mai concetto di nulla. Nulla, non esiste nulla. In Rust qualunque variabile è inizializzata per forza. In Rust qualunque variabile è di norma immutabile. Altra cosa che può lasciare alcune persone pesate. È inizializzata per forza dallo sviluppatore o il compilatore che l'ha inizializzata in modo tu sviluppatore devi inizializzare. Il compilatore non fa nulla che tu non devi esplicitamente. Il compilatore è la tua opera stupida che ti pugnala sempre. Quando lavorate in Rust praticamente avete sempre comunque un programma molto 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 tondo che vuole assolutamente essere sicuro di quello che state facendo. Perfetto. Ora, detto questo, Rust ha una... così. Va bene. Sfiderio prima. Ok. Possiamo anche uccidere tutti quelli fuori in maniera che faccia la silenzio. Per me? Allora. Contarino qualcuno. Dicevo, Rust per ora sembra molto difficile, molto complicato. A mitigare questo posso dire, la documentazione di Rust è molto buona e c'è un'attenzione quasi magistrale per i dettagli. In Rust ci sono discussioni di 6 mesi buoni su quale sia l'ergonomia migliore di un feature che si vuole implementare. Quindi uno dei primi pensieri dello sviluppatore non è lo voglio far andare veloce, lo voglio far andare sicuro, ma voglio che la gente sia in grado di utilizzarlo per uscire completamente cattiva. Ci riescono o non ci riescono, lo decidete voi. Quello che c'è è che quasi sicuramente abbiamo sul piatto, oltre al fatto che sia una cosa aliena, il fatto che sia molto veloce quello che produci,
molto affidabile, un bel po' di errori. E beh, secondo Microsoft, Microsoft ormai praticamente tutto l'anno, pezzo di prima, di quello prima, che ha la sua divisione di sicurezza che sta continuando a fare il ciclo per la pista e le loro donne. Loro hanno misurato gli ultimi 5 anni di bachi all'interno di tutta Microsoft e hanno scoperto che circa il 70% di tutte quelle delle cose che hanno portato a titolo di giornale e molto probabilmente mosso dal cappello di un po' di persone, se avessero usato software di Rust non sarebbe mai esistito. Quindi più di 2 su 3, se Rust fosse esistito 5 anni fa e l'avessero usato, se lo sarebbe dato. Per essere precisi, Rust rende possibili soltanto una classe di errori, non tutto. Gli errori logici ci sono ancora, e nel caso di Microsoft sono meno di un terzo. Dato che non abbiamo un numero preciso, non sappiamo se la gente di Microsoft è molto brava, quindi pensa abbastanza ma ha delle fiste, oppure il numero di bug è così tanto grosso che... Quello che bisogna ricordare, dato che non esiste null, non puoi differenziare. Quindi i vari NPE, un content reference, segmentation form, chiedevano come vogliamo, non ce l'abbiamo. Autobahn, read and write, cosettine simpatiche come read non sarebbero mai esistite. Use after free, ne abbiamo sfare. Quando le ci crasha, spesso volentieri può essere una di queste cose. Data race, se avete esperienze nel programmare multithread, è assolutamente quell'incubo che ti attaraglia, se non quando non sei sicuro, e anche dopo. In Rust, tutto questo, tutti questi errori non esistono. E quindi Microsoft si sta puntando a crescere. E non è un caso che il migliore per Rust al momento sia di solito di Core. Sorprendentemente. Se lo usate e volete usare Rust, la vostra vita è molto semplice. Quindi, come faccio io, la vostra vita continua a essere semplice perché ci sono le prossime applicazioni. Se usate Emacs, io non lo uso, beati voi, non funziona. Ma non fermiamoci mai. Nell'ultimo summit, un po' di persone si sono messe a parlare, pensare e fare, e dato che anche nel tema Linux abbiamo lo stesso problema e più o meno la stessa proporzione di errori concettuali o altri errori e errori prevedibili utilizzando Rust, anche per Linux c'è gente che lavora per poter scrivere mondi direttamente in questo linguaggio di errori. Quindi Rust prossimamente lo posso perdere. Come detto, gli errori concettuali ci sono, nessuno è perfetto. Usare un linguaggio che ti impedisce di fare certi errori significa semplicemente che ti considererai a fare altri. Se tu solitamente non fai quegli errori in nessun caso, perfetto, ti stringo la mano, sei un programmatore così perfetto. Se invece ne fai un tipo e fai un altro, è meglio evitare di farne, principalmente perché il tempo che perdi è sempre lui. E usare ASR o utilizzare Valgrind solitamente sono giornate buttate. Ora, da fidabilità andiamo a velocità. Come detto, non si possono avere database. Nel caso di Mozilla, nel parsing del CSS è qualcosa che è inerentemente parallelo, però alla fine vuoi sommare tutte le regole, vuoi aggregare tutte le regole. Bene, abbiamo un sacco di core, tentiamo di usarli bene. Ho provato 2 volte, in C++, 2 fallimenti miserissimi. In serbo ci ho provato, ci sono riusciti. E adesso
su Firefox potrebbe un parsing di CSS dannatamente veloce, perché possiamo usare più di magia? No, semplicemente perché a netto dei deadlock, se tu fai il codice multithread in Rust, sei sicuro che se compila fa esattamente quello che hai dichiarato che devi fare. Come? Tu stai parlando di un normale completamente utilizzato, escludendo a priori che ogni programmazione fa esattamente quello che hai scritto in Rust. Beh, questi errori sono molto più difficili da fare. Gli errori logici, appunto, il compilatore non è in grado di leggerli a me. Quindi se fai un loop infinito, fai un loop infinito. Il compilatore sarà felicissimo di compilarlo, simularlo, linkarlo e farti bruciare la CPU. Quel genere di errori c'è. Ma diciamo, ambiente Linux, ambiente Mozilla, nel caso di Mozilla sono 55%, Rust ti risolve oltre metà dei tuoi problemi. Sì, principalmente vedremo poi come il compilatore ti aiuta a evitare i problemi, soprattutto a risolverli in fretta. Un altro esempio, chi di voi usa grep? Chi di voi ha mai utilizzato grep sui sorgenti di Linux oppure tutti i sorgenti di Android? Ok. Quante ore hai dovuto spendere attendendo che grep facesse il suo lavoro? Grep è tantamente lento. Quindi qualcuno ha deciso di renderlo più veloce e ha utilizzato. Esiste questa cosa chiamata Ripple, che è più veloce di qualunque altra alternativa grep. È più corretto. Quindi se devi fare grep di un commento scritto in cinese o una formula matematica, RipTrap è in grado di beccartela. E anche mostrare la giusta. E tutto questo essendo molto più veloce. Com'è possibile? Beh, le due caratteristiche interessanti del linguaggio sono il fatto che Rust è un linguaggio che ha un sacco di estrazioni di altissimo livello, ma al tempo stesso va molto più in basso rispetto al C. In Rust puoi scrivere codice che in C non puoi esprimere. Te la puoi cavare forse con il built-in, ma oppure direttamente con il dial-assembly. In Rust quelle cose sono fatte da un linguaggio. Le rotate in una direzione dell'altra, ci sono una singola istruzione per una parte della rete. In C non esiste il costrutto. Esiste un underscore built-in. Se stai usando GCC o per GLang, ma non è standard. Pockout. Adesso esiste. Nella tua CPU hai esattamente l'istruzione che hai. In Rust puoi tranquillamente dire call once e lui effettivamente andrà a usare quell'istruzione. In C ovviamente hai da scrivere il tuo codice in modo che l'ottimizzatore in qualche modo te lo semplifichi in una pockout. Non è esattamente piacevole. Questo, se volete, è il risultato del fatto che Rust è un linguaggio più giovane, quindi concetti e evoluzioni che in C e compagnia si sono più o meno persi per via dell'architettura storica, in Rust vinci e quindi puoi tranquillamente dire che io posso usare Rust per fare cose che in C mi vengono difficili o mi richiedono di cadere in assembly. Stesso discorso per quanto riguarda Simdi. Tutte le volte che vogliamo utilizzare Simdi dobbiamo finire per inventarci un modo per essere sicuri che dove andiamo a eseguire il codice è il posto giusto. E soprattutto quando compiliamo il codice per estensioni caso AVX2.1 vogliamo assicurarci che il compilatore non sia troppo brillante e magari mi pianti delle istruzioni da VX anche in codice che non potrebbe avere. In Rust tutti questi problemi sono risolti più.
possiamo mappare la singola funzione. Per dire quella funzione, solo quella funzione, dovrò usare quella soluzione. E se tu provi a mischiare una funzione che usa certe soluzioni e chiamarla da posti comuni, il compilatore ti guarderà molto storto e ti dirà che cosa stai facendo. Quindi un'altra serie di problemi che ci sono quando si fanno queste cose vengono risolte. Quindi hanno anche aggiunto un semplice da compilatore per riconoscere il set di istruzioni del CPU. Allora, quello che c'è è questo. Il compilatore sa quali sono i set di istruzioni disponibili. Quindi, per dire, siamo sui 64, SS2 esiste e basta. Siamo su ARM64 o ARC64, per dire usare il termine corretto, Neon su quelle architetture c'è sempre. Ma una cosa statica, cioè io compilo per CPU moderna. Statica e dinamica. Tu puoi marcare la singola funzione, hai dei costrutti che fanno check runtime, quindi non te lo devi inventare tu, e stiamo discutendo in maniera un pochettino lenta su come poi rendere il dispatch completamente trasparente allo sviluppatore. Ci sono dei metodi terze parti che tentano di fare qualcosa, ma se vogliamo è un problema abbastanza filosofico, perché tutte le volte in cui vuoi fare il dispatch di una funzione non sei mai sicuro di quello che vuoi. Però questo è l'altra parte. Abbiamo un sacco di modi per utilizzare il thread senza doverci badare poco, perché il compilatore fa il suo lavoro. Radeon è una libreria che ti permette di prendere il tuo codice quasi funzionale con gli operatori e, cambiando quattro caratteri letteralmente, al posto di eseguirlo sul singolo thread, eseguire il ma nella storia possiamo andare molto veloce senza doverci pensare. Ora, abbiamo visto una bellissima di comando, abbiamo visto che possiamo andare più o meno veloce, o almeno se credete a quello che vi ho detto. Ora, velocità e facilità. Ci sono un po' di persone, un po' di società che utilizzano già Rust come autosoddisfazione. Tra queste Yelp. Sì. La società che ti indica dove andare a giocare. E questi qua si sono trovati un problema abbastanza fastidioso. Yelp utilizza Python più o meno comunque, Python è letto. Il parsing di Apro anche in C è sufficientemente letto. E questi qua hanno deciso di utilizzare Rust per farlo diventare veloce e poi nascondere ai loro utenti e ai loro colleghi il fatto che stesso utilizzando Rust. Cosa significa molto veloce? Beh, varie implementazioni, circa C, circa molto lento, e questa è la loro implementazione. Vedete la barra rossa, immagino. La barra rossa, vedete? Questa cosina qui. Siamo a qualche livello di grandezza più veloci. Immagini questo. Principalmente perché il compilatore riesce a capire di più, può sorvolare un po' meglio, può utilizzare sistemi vettoriali se la CPU che il bersaglio lo supporta. Quindi un sacco di lavoro che il combinatore C non può fare perché non hanno abbastanza informazioni intorno, solitamente nel modo normale di scrivere le cose in Rust sono presenti e vengono usate. Quindi quando per magia la stessa cosa che è scritta in C si scrive in Rust va 4 volte più veloce, una cosa che è più veloce, non è magia, è semplicemente Rust.
detto, abbiamo Rust, un ottimo linguaggio, solitamente le ottime cose poi sono dei bellissimi giocattoli che non possiamo usare. Hanno dimostrato che li posso usare. Lo si può usare per Python. Esiste Maturin che per magia prende il tuo codice Python, Rust, e ne fa un pacchetto Python. E lo tira verso il Python. Ho scritto per C per prendere il codice Rust e farne una finta di delle C con tanto di fare il PKG config, fare il .h e riprendere dinamica con tutto questo. È stato un lavoraccio. A proposito di lavoracci, esiste OneSpark che permette di fare esattamente la stessa cosa però per JavaScript. Quindi abbiamo il nostro codice bellissimo, funziona perfettamente, scritto in Rust, con minima fatica lo possiamo tirare addosso al NPM e utilizzare nel browser. Quando ci troviamo in situazioni in cui abbiamo un po' di lavoro da fare sul server che potrebbe essere fatto sul client, se il nostro linguaggio principale è Rust, spostarsi da una parte o dall'altra viene abbastanza facile. Sì. Sì, ci sono progetti che sono presenti in videogiochi che utilizzano questo tipo per la sua casa. Ultimo, di cui sono relativamente poco, se siamo veramente in vena di farci male, possiamo usare Rust e JavaScript. Ci sono questi due progetti che ti permettono di andare in una direzione o nell'altra. E secondo chi li usa funzionano già quasi bene. Non è tutto bene. Già non mi piace. Possiamo integrare Rust, possiamo utilizzarlo, ma lo utilizziamo. Abbiamo visto, possiamo fare eseguibile, possiamo fare librerie. Per dire, Cluster sta facendo la sua implementazione per HTTP Press utilizzando Rust. Lo possiamo usare veramente, incluso ambito embedded, IoT, Metal. C'è un intero sistema operativo per dispositivi piccoli scritto da aziende di Rust. Questo per dare un esempio di, ok, è un linguaggio di altissimo livello, è un linguaggio di bassissimo livello, ci puoi fare. Se siamo per le cose ancora più scientifiche o paranoiche, non so chi di voi si occupi di verifica formale o chi di voi sa di cosa sto parlando. Verifica formale, scriviamo con notazione più o meno matematica il protocollo e lo tiriamo addosso a una cosa che fa la dimostrazione logico-matematica del fatto che il protocollo funziona. Questo per algoritmi di cifratura, algoritmi alla base di VPN, diciamo, è il passo finale per dire siamo molto sicuri che quello che abbiamo fatto è corretto. Una volta che fatto quello, hai una bellissima nido di frecce e riproduzioni e l'OS Explorer ti permette di prendere quell'arma strana di avere del codice Rust autogenerato da quello. Quindi sei sicuro che la logica in quel caso sia quasi sicuramente corretta e è un'implementazione che non dovrebbe avere tutti quei bellissimi errori che ci ho fatto prima. È abbastanza interessante se vi interessa questa cosa. Se no, guardate le librerie che usate che alcune probabilmente verranno fatte in questa maniera. Ora, vi ho parlato di tutte queste cose, non abbiamo visto una riga di codice. Torniamo alle origini. Hello World. Ti ho preparato un Hello World di un'interfaccia. Tenta di illustrare il più possibile della sintesi Rust. Ho escluso un po' di roba. Questo è un Hello World. Un po' ricco. Guardando molto velocemente, use
come import, come non come include, penso che tutti abbiate più o meno chiaro il concetto. In questo modo mettiamo nel nostro scope in space qualcosa. In questo caso prendiamo dalla libreria standard il modulo scope. Questa cosa si chiama path in Rust. Poi definiamo la struttura dati. La chiamiamo foo e la facciamo generica per qualunque cosa implementi display. Come ho detto, Rust non è un linguaggio di oggetti. Rust permette di fare programmazione generica. Rust utilizza una cosa che chiama tab, che può essere simile a un'interfaccia Java, un mix di Ruby. Principalmente definiamo da un lato qual è il comportamento della nostra struttura, come funzioni implementabili, e dall'altro andiamo effettivamente a utilizzarla. In questo caso abbiamo una struttura generica per un tipo e usiamo un tipo. Questa qua è l'implementazione del tratto. Il tratto display è semplicemente un voglio prendere qualcosa e mandarlo su una stringa, su qualcosa che posso scrivere. Questa è la definizione di tratto display e questa è l'unica funzione, l'unico metodo che questo tratto richiede. E quello che tiriamo fuori è il risultato di questa app. Qua invece è una normalissima funzione che dice semplicemente loop. In Rust abbiamo println, così come metà dei linguaggi comuni, che semplicemente è in grado di stampare qualcosa. Il qualcosa deve implementare questo. I tratti funzionano nel passato. Questo è il nostro main, che se notate è molto scarno rispetto al main da oggi. Il main non prende nulla e non prende nulla. Questa è la versione semplice. Volendo, diciamo che è qui sto istanziando la mia struttura, la sto mettendo dentro A, e poi, dato che se glielo prende qualunque cosa che faccio display, ti passo una stringa, ti passo la struttura, ti passo un riferimento. Ora, cosa succede? Se vogliamo effettivamente far funzionare le cose, possiamo farlo. In queste certe 6 righe c'è tutto quello che mi serve per poter iniziare la cosa. La prima è una assolutamente non sicura riga di comando che tira su qualcosa lo esegue. Con un minimo di sicurezza in più, visto che utilizza HTTPS e tenta di usare la versione DLS corretta, quindi forse ci scrive un mail. Se la vostra distribuzione vi impacchetterà in un altro modo, siete più paranoici o vi piace di più l'altro, potete provare. Io suggerisco di usare restart. È molto più comodo. Seconda riga, cargo new e lavoro. Cargo è il nostro sistema per compilare cose in Rust, installare cose in Rust, creare i nostri pacchetti e pubblicarli. Chi ha esperienza con npm, chi ha esperienza con pip, diciamo, è più o meno nello stesso gruppo. È molto più comodo. Non è come dovrebbe. Questo funziona. Ultima parte, noi creiamo il progetto e noi semplicemente compiliamo un file, dato che in Rust ci sono dei path predefiniti. In Rust c'è il concetto di fornire sempre un default semplice. Quindi vogliamo fare un binario, SRC main conterrà il nostro main e verrà compilato senza dover fare molte cose. Cargo sicuramente. Vogliamo eseguirlo, vogliamo compilarlo, cargo run dovrà finire. Ora, abbiamo visto il codice di prima, funzionerà. Ho messo una risposta. Questo è quello che succede quando si fa un errore in Rust. E il compilatore ti dice, tu hai tentato di prenderti un riferimento da A, però A c'è stato di esistere. E inizia a dire, ok, hai creato A qui, che è di questo tipo,
un compilatore ha deciso che 42 sta detto di interagire. E dice, dato che non implementi i nodi, quello che succede è che qui hai preso il tuo A e l'hai messo dentro la funzione. Quindi da quel momento in poi A smette di esistere, perché è finito dentro la funzione fa le cose e A viene liberato, viene trovato. Quindi quando tu provi a usarlo qui, non esiste più, al riferimento niente. In C una cosa del genere sarebbero gli usati. La nostra è un errore. Un errore per cui vedete molto bene dov'è l'errore, cosa possiamo fare per risolverlo e se vogliamo saperne di più, il compilatore deve darci una cappella abbastanza ampia. Correggiamo. Beh, fu non è poco. Quindi noi non possiamo passare una copia prima e poi dare un frequente. Possiamo fare semplicemente quello. Al primo corpo passiamo un riferimento, che comunque è il punto di display. Quindi questa funzione comunque è soddisfatta. E poi effettivamente vogliamo costruire. Se avete notato in Rust non ho allocato memoria e non ho liberato memoria per le specificità. Tutto questo funziona a livello di scope. Quindi inizia a esistere qui e in questo caso finisce la sua esistenza. Se questa funzione non ci fosse, finirebbe la sua esistenza. Dato che abbiamo come comportamento predefinito il move, passiamo alla funzione, la funzione sarebbe completa. Alternativa. Nuove copie sono due tratti che possono essere implementati automaticamente. Ignorate cosa significa esattamente, quali sono i dettagli. Comunque, facendo così, decidiamo che fu implementa proprio la cosa. Questo significa che posso farne una copia e posso fare una copia facile. Ovvero sia, prendo il pieno di byte che è la mia struttura e faccio una copia lineare. Ovviamente copy non può essere qualcosa che contiene riferimento però della gioia. Clone invece sì, perché in quel caso copierebbe prossimamente tutti i campi. E in questo caso qua funziona tutto. Perché quello che succede qui è che generiamo una copia a questo livello, quindi abbiamo due A in questo momento, una che viene passata a livello e l'altra che continua a esistere. E quindi possiamo passare anche a riferimento. E questo è il nostro lavoro. Siete già attualmente sconvolti? Sì, abbastanza, dal fatto che il codice sotto abbia esattamente la stessa sintassi in seguito a una modifica alla struttura. Sì, principalmente tu utilizzi i tratti per definire il comportamento delle costruzioni. Questo significa che, ad esempio, puoi cambiare in maniera abbastanza radicale che cosa fa la struttura semplicemente inserendo un'implementazione. Un esempio abbastanza semplice è quelli pneumatici. Volete serializzare o deserializzare qualcosa? Io la stessa una cosa chiamata serve. Serve come funziona? Permette di derivare serialize e deserialize. E a quel punto, una volta che è derivata dalla struttura di questi due tratti, possiamo tranquillamente dare in pasto se qualunque serializzatore della struttura così com'è, e lui sa esattamente cosa fare tra il campo e produrrà del JSON, produrrà dell'altro, produrrà del JSON, produrrà un CSV, produrrà un COM, non importa. Per come è strutturata la libreria, vengono separati molto bene il problema di voglio poter serializzare e deserializzare e come effettivamente lo faccio e dove lo scrivo. E questa è, se volete, un'altra delle cose molto comode che abbiamo in Rust. Ci sono un sacco di librerie comodissime.
uno dei concetti un po' particolari di Rust è che abbiamo la libreria standard, che quando facciamo permetter possiamo spegnere a livelli differenti. Da spengo tutto quello che non chiede allocazione perché sono in permetter, quindi o lo faccio l'allocatore io o non ce l'ho, a non voglio proprio sapere nulla, voglio avere soltanto il minimo del linguaggio perché sto facendo le cose via. E questa è un'altra cosa semplice da fare. Altro canto, semplice o facile. Questo è un pezzo dell'implementazione dell'app del libro stato. Immagino che sia perfettamente chiara, semplice, lineare, banale. In questo caso, quella che è la nostra hash map pubblica ha al suo interno qualcosa che non lo vedremo. In Rust esiste il concetto di visibilità. Pub rende pubblico la struttura a livello in cui siamo. Se non mettiamo nulla, tutto quello che c'è lì è semplicemente qualcosa che rimane al nostro livello. Per rendere le cose un pochettino più valide, è possibile passare a pub un path per dire ok, questo è solo quello che sia visibile all'interno di questa frazione del nostro crate. Il crate è il concetto di libreria, il concetto di unità di codice. E quello che vediamo qui è un'implementazione di un codice generico sufficientemente utilizzato. Ovviamente tutto questo, a noi che usiamo l'hashmap non interessa. Tutto questo non lo vediamo. Noi vediamo che c'è una new, che ci tira l'hashmap, se vogliamo dare una capacità ce l'abbiamo, e poi lo utilizziamo secondo la sua. Quello che abbiamo sotto può essere complicato di vedere. La cosa bella è che tutto questo livello di estrazione solitamente non lo paghiamo, o addirittura c'è un vantaggio. Il compilatore lo utilizza bene, in molti casi, o utilizza di più perché esiste. Un esempio di cosa relativamente complicata. Chi di voi ha mai sviluppato in Go? I canali li conoscete bene. E anche in Rust ci sono i canali. E questo è un esempio di programmazione concorrente. Noi creiamo all'interno di uno scope un thread, prendiamo l'altro thread, mandiamo un messaggio dalla parte all'altra e questo è il modo di farlo. Se non siamo in Go, non abbiamo canali, in altri linguaggi diventa relativamente più scomodo fare questo genere di cose. Dobbiamo fare un mutex, dobbiamo mettere un'area critica, eccetera, eccetera. Ora, questo qua è l'esempio di Avega. Facciamo la somma dei quadrati di un treno di interi. Immaginiamo che questo qua sia qualche megabyte di interi. E semplicemente mettendo par iter al posto di iter, l'operazione che facciamo qui la spargiamo su un numero di quarter che vengono viene decisa a priori dalla libreria. Poi ovviamente se vogliamo fare le cose in maniera più precisa possiamo definire il nostro programma di quarter, definire il nostro pool specifico, ma quello che rimane è che vogliamo fare cose multi-thread, vogliamo risparmiare tempo perché abbiamo tanti core e abbiamo un'operazione, possiamo fare lo posso definire a livello di applicazione per tutti quelli che usano Parallel Scolita? Sì. Cioè il J8 di Make, tanto per capirci, e sì, tutta l'applicazione. Quello che c'è è che qua non lo vediamo, ma il pool esiste come tutti adesso. Il pool è locale al thread principale. Se vuoi puoi tranquillamente inserire il tuo pool esplicito e poi applicarlo per tutto quello che ti arriva. Perfetto, grazie. Semplice, giusto? Arrivo a finire. Quindi, ultima parte.
vedere come si installa RAS, questi sono un po' di comandi che possiamo utilizzare. RAS app è il nostro sistema per gestire le toolchain e fra le tante cose ci permette di avere una copia locale di tutta la documentazione. RAS app ti apre nel browser la documentazione di tutto il linguaggio. Carco ha vari comandi inclusi nel binario o a parte. Carco format e carco clip sono i tuoi due migliori amici nemici, se vuoi. Uno formatta tutto il codice del tuo client secondo quello che è la struttura che hai deciso. L'altro è un linter aggiuntivo che ti assicura che possiede sempre correttamente idiomatico, che non stia facendo delle cose di cui poi potresti pentire, ad esempio testare un intero da un tipo all'altro, penso che lo puoi fare, soltanto che se l'intero è più grosso e lo vuoi testare su quello più piccolo, in alcuni casi non è esattamente quello che vorresti. Clip dice, ma sei proprio sicuro? Il compilatore non ci può lasciare fare, basta. Ultima cosa, come detto, completamento dei linguaggi, supporto del leader, viene fornito qui. RLS è un Lambda server per Rust. Chi conosce il Lambda server? Ok. Solitamente il tuo leader per autocompletare deve fare qualcosa. Il Lambda server è un modo standard per il sito linguaggio per fare quello. Leader tira addosso messaggi, il Lambda server fa il suo lavoro, principalmente compila le cose del lavoro, fa, interpreta, ti dà tutte le possibilità, ti rende indietro a questo leader e il leader te lo fa vedere. È piuttosto comodo. Miri, il compilatore è molto buono, Miri ti permette di ragionare ancora di più sul codice, ovvero sia trovare anche parte del progetto oggi. È un progetto relativamente nuovo, funziona sino a un certo punto, ha qualche limitazioni. Miri principalmente non sa che cos'è l'assembly, quindi ragiona soltanto sul codice elastico. Quindi se il tuo progetto ha dell'assembly di qualunque tipo, simile oppure no, Miri alza le mani e dice non so che cosa vuoi fare. Se il tuo codice è pure Rust, Miri è grado di dire ok, stai veramente pensando di fare qualcosa? Quindi, perché dovresti avere del codice assembly all'interno di Rust? Perché le syscall sono... Sono ignorante da... ci sono syscall nuove che potresti voler chiamare... No, le syscall sono per forza assembly perché tu devi riempire quel registro in quella maniera. Ok, quindi non c'è un wrapper, diciamo, Rust per farlo come... Al fondo di tutto, a un certo punto arriverà lì. Così come i tuoi intrinseci al fondo di tutto finiscono per essere un attimo di asset che poi verrà interpretato o gestito dall'LBL. Miri deve saper fare quello che fa l'LBL e quindi Miri per il momento non è in grado di coprire tutto quello che fa l'LBL perché sono stato fatto bene. Altra cosa carina, ci sono delle integrazioni, ci sono un sacco di cose comode. Abbiamo visto come da Rust passa un altro linguaggio, una direzione e si può fare anche nell'altra. Possiamo anche vedere come vogliamo fare i benchmark, ci piace il FlameGraph, c'è l'estensione per te. Vuoi vedere l'assembly generato per singola funzione? C'è l'estensione per te. Vuoi assicurarti che stai utilizzando la minima possibile quantità di memoria? C'è l'estensione per anche quello. Ti piace tanto fare fuzzing, property testing e tutte queste cose? C'è un modo veramente comodo per fare quello. E siamo alla conclusione del paper. Ci credo. Allora, terzo anno di fila in cui parlo di testing. Il primo anno ho tentato di convincervi a non usarlo, o almeno non tentare di scrivere il mondo di questo. Il secondo anno vi ho spiegato perché io ho preso a utilizzarlo. Quest'anno spero di avervi più o meno convinti che ci sono poche ragioni per utilizzarlo, o almeno poche ragioni per non utilizzarlo. E con questo
se avete domande, abbiamo un minuto. Fatto di che, come per una...